In questo nuovo video, oggi giornata piovosa, sono stata al mercato, per noi oggi è giovedì, il tempo ha retto fino a che non sono tornata a casa e ha iniziato a piovere, ragazze, mi sono salvata per miracolo. Tornata a casa, caffè da mamma, e adesso vi faccio vedere cosa ho comprato. E buongiorno e ciao a tutti di nuovo, un attimo che sembra Babbo Natale, non so neanche io quante cose ho in mano, 200, 2000. Secondo che vi faccio lo svuota mercatino, pure la carta per il presepe. One moment, qualche volta muoio, schiaffo per terra, corro sempre, adesso devo andare a prendere i bambini. Entra, lascia sta, vieni qua amore, vieni, entra, brava. Un attimo che mi accomodo. Ci siete, l'inquadratura è buona, la luce è buona, non lo so. Ok, ciao amore della mamma, c'è il muso. Allora, carta per il presepe, sono stata al mercato dello Zen, l'avete capito. Rita tesoro, c'era una di voi che mi voleva incontrare, non ci siamo beccate, mi dispiace, ma ti mando un bacione. Carta per il presepe presa a 50 centesimi ciascuno, quindi 50 centesimi il cielo, questo pezzettino, e 50 centesimi la terra, il cielo e la terra, la montagna, quello che è. Poi mi sono presa le ciabatte per me, erano a 3 euro ragazzi, sono queste qua, e vado anche a sconfezionarle. Cerchiamo di aprirle bene, perché se non mi vengono bene poi non me le cambiano, perché c'è anche questo, me le cambiano comunque se ci andate l'altro giovedì dopo. Ok, ma è la mia misura, sono queste qua così, e ho preso queste perché a me quelle basse non mi piacciono, non sto comoda e poi mi viene il mal di schiena, quindi ho bisogno di un minimo di rialzo. Queste qua così, 3 euro, e le ho prese anche a Gabri. Ho preso queste qua, sempre 3 euro. Ci devo preparare per l'inverno. Giuliana le ho ordinate da Shane, vi dico la verità. Le nostre le ho prese al mercato. Poi. Pigiamini per me ne ho presi 2. Stavolta ho preso uno per questo periodo, perché qui ancora non c'è freddissimo, quindi va bene il cotone, il pigiama di cotone. Ho preso questo, così, semplice, con questa scritta, con la maglia fragola, è un fragola questo, sì, sembra rosa lì ma è un fragola, è il pantalone grigio. E ragazze, ho preso una L, questo per chi dice ma sei magra, no, c'è la pancia, e quindi ho preso una L perché io voglio stare comoda, soprattutto dalla vita. Magari la maglietta è un po' larga, però ragazze, come mi ha detto mia cugina che era al mercatino con me, tagghira qui cari, non devi andare a ballare, cioè non so, ci devo andare a letto, non ci devo andare a ballare. Va bene, e sono 2, chiudiamo nella scatola di nuovo un attimo così, e poi me li lavo a mano o coi piedi, insomma me li lavo. I cerotti non c'entrano nulla col mercatino, li ho presi dai cinesi perché mi serviva un cerotto, perché per fare la puntura a mia mamma, aprendo la boccettina contenente il liquido del medicinale, mi sono tagliata, perché molto intelligentemente non ho preso uno strofinaccio, non ho preso nulla, l'ho fatto con le mani e mi sono tagliata qui il dito, bello profondo, e quindi mi sono messa un cerotto, mi servono i cerotti, l'ho presa al cinese. Elettra sta odorando in maniera compulsiva tutto quello che ho portato, perché non sono veri di casa, quindi... Poi, per la recita di Natale, perché ora cominciamo con le recite di Natale, io le salterei, anzi mio figlio non la fa per fortuna, a volte non la fanno. Per le recite, ragazze, i canti, non so cosa devono fare all'asilo, non l'ho capito bene, o meglio lo so, ma in questo momento sono nel pallone perché mi manca poco e devo andare a prendere mia figlia, quindi poi ve lo dico in un altro vlog cosa devono fare. Il lupetto rosso, questo qua 3,50, ho preso una 4 anni.
Cercavo anche la calzamaglia rossa, ma ragazze, in questo periodo, che comunque è periodo poi che ci sono le recite, i campi e tutte le cosine di Natale, già calzamaglia rossa dell'età di mia figlia non ce n'erano più. Quindi vediamo un'altra volta o vediamo poi dei cinesini. E poi ne ho preso un altro in grigio, che c'ero. E questi sono sempre comodi, servono poi da mettere sotto. Lei ce li ha dell'anno scorso che le vengono ancora, però l'ho preso un altro con questo prezzo. Poi ho preso, e qui non ce l'ho perché mia madre, che sono passata da lei, già praticamente l'ha preso, l'ha fatta a palla con questa, un copridivano, l'ha preso, l'ha fatta a palla, ha detto te lo lavo io, e l'ha infiondato dentro la lavatrice, ho preso un copridivano 1 euro, ragazze, grigio, spero che ci vada, ma penso proprio di sì. Unico difetto, perché è nella roba quella di 1 euro, che è bucato, ma chi se ne frega, perché tanto Elettra mi sta mangiando una casa, io cambio copridivano in continuazione, magari dipende pure come è messo, neanche si vede questo buchino, quindi io l'ho preso, al limite ho buttato 1 euro. Poi, sempre per me, ho preso un pigiama più pesante, che è questo qua, ma penso che non c'è bisogno di uscirlo, è in pile, ragazze, il pile comunque non quello pesantissimo, quello un po' più sottile che però tiene caldi. Questo qua, ed è con i pallini così, tutto a pua, a poi. E lo mettiamo qui. Poi ho preso le banane per mio figlio, la scimmietta, perché altrimenti non possiamo andare avanti in questa casa. Banane, lampone, l'esaurito della situazione. Chi c'era con te? Chi c'era stasera? Va bene, ok. E poi le zucchinette per farle fritte, buona la pasta con la zucchina fritta, ragazze, piena di formaggio, buona, a chi piace fatemelo sapere nei commenti, le zucchinette, e adesso queste le andiamo a mettere in frigo, scusate la mia assenza, vado a posare in frigo. Elettra, che ti stai mangiando, la corda? 1 e 2, mamma mia, il frigorifero stavo rompendo, va bene, tutto a posto. Tutto a posto, ragazze. La premura, la vita frenetica. Dice, ma sei andata al mercatino, ti sei andata a rilassare? Sì, ma per andarti a rilassare poi comunque devi correre il doppio per fare le cose che devi fare durante il giorno. Io in questo periodo proprio mi sento stressatissima, veramente, dai compiti, dalla scuola, dal catechismo, dallo sport. Lo sport no, perché quello lo deve fare mio figlio, lo deve fare, è l'unica cosa che ha scelto lui e la deve fare. Ma proprio tra mia mamma e comunque il pensiero dell'intervento e tutto, poi c'è stato Aaron, l'altro intervento, fino a stamattina mio marito ha accompagnato Aaron mentre ero al mercato a fare l'ultimo antibiotico dal veterinario, e la scuola e tutte le altre cose che si devono fare, le pulizie, insomma ragazza, mi sento stressata, non lo so se avrò un crollo psicologico, veramente mi sento proprio stressata, e chi mi sta accanto, le mie amiche, se ne accorgono, anche mia mamma. Poi c'è la bancarella dei detersivi, ho preso i pannetti dell'unico, quelli grandi da mettere nello Swiffer, che però io li utilizzo anche per spolverare, però stavolta ne ho presi due tipi, quelli per il pavimento, proprio per mettere il pannetto nello Swiffer, visto che Elettra mi perde tanto pelo, vado sia di aspirapolvere, sia di scopa, ma anche di pannetti. Ci apprezziamo, facciamo di tutto. E poi ho preso quelli per spolverare, sempre dell'unico, che sono questi qua. 1 euro, ragazze, 1 euro, 1 euro, mi ero dimenticata di dire il prezzo, e poi quelli che, come dico sempre, lo Stato dovrebbe passarci ma non ci passa, li ho presi 1 euro, solitamente sono 1,30 euro, li ho trovati 1 euro, ho detto ok, li prendo. Penso che ho finito, no, ho preso i bicchieri di plastica, non mi additate perché ci vogliono i bicchieri di vetro, perché è il pianeta, ok, stiamo collassando, sto collassando pure io, credetemi, ma quando c'ho questa vita proprio così troppo frenetica, concedetemi i bicchieri di plastica, ragazzi, concedetemelo. Va bene, io penso di aver finito, sì, non c'è più nulla, non c'è nient'altro. Questa è stata la mia spesa al mercato, ragazze. Adesso mi armo di ombrello, perché nel frattempo ha iniziato a piovere, cioè si è trattenuto, il cielo proprio si tratteneva, e ha scaricato adesso che devono uscire i bambini. Come dico sempre, sempre all'uscita della scuola, sempre! Quindi non so se tornerò tipo tutta bagnata colata, perché comunque devo prendere Giuliana, poi devo andare a prendere Gabriele. E poi niente ragazze, pranziamo e questo pomeriggio, se Dio vuole, sono libera. Ma ad esempio ieri ho avuto un pomeriggio che per me è stato infernale, perché a me piace riposare il pomeriggio. Lo so che molti non possono, però io quando posso, e lo posso fare, mi piace.
Ieri invece sono usciti dalla scuola all'una. Il tempo che siamo saliti a casa ero da sola e ho cucinato comunque erano 1:30, 2:15. Il tempo che ho coricato Giuliana alle 3:10 ho suonato il tizio del depuratore perché io ho il depuratore, lo sapete. Sono scaduti 6 mesi e quindi doveva venire a cambiare i filtri. Quindi mi sono alzata, ho avuto il sonno interrotto. Una tragedia per me il sonno interrotto. Il tizio ha cambiato i filtri, eccetera, eccetera. E poi alle 4 Gabriele aveva il catechismo, quindi comunque il tempo che è andato via col tizio del depuratore, ho accompagnato mio figlio al catechismo, ho sbrigato alcune cosine in farmacia per mia madre, cosine che dovevo sbrigare. Alle 6 è uscito Gabriele, sono riscesa di nuovo a piedi, perché scendere con la macchina non trovo mai posteggio, quindi faccio prima a piedi. E quindi a piedi di nuovo, prendi Gabriele, già comunque era buio, sono tornata. Insomma, il tempo che abbiamo mangiato, eccetera, eccetera, ero distrutta. Ieri alle 9:30 ero a letto, io e i miei figli, tutti e due. Ho preso armi e bagagli, si dice, armi e bagagli. Arrigoghivo tutti i piccirilli in siciliano. Ho raccolto tutti i bambini. Ho preso tutti i bambini, tipo che ne ho 10. Ho preso i bambini e ho detto, bambini, a letto. Tutti a letto, perché veramente no, ero distrutta, ve l'ho detto. Sono sull'orlo di un esaurimento per ora, penso che si veda. Va bene, 12:25 io mi avvio ad andare a prendere la piccolina. Prima di scendere, ieri, quando ho sbrigato alcune cosine, sono andata anche dai cinesi e ho preso, ragazze, finalmente i copricuscini per le mie sedie. Sono questi qua, pagati 20 euro tutti e 6. Sembrano grigi, ragazze, nel video, ma sono tortora. Non so se sì o no. Sì, si capisce, sono tortora. E ho messo i cuscini nella sedia. Adesso leviamo tutto sto casino e poi vado a prendere la piccolina. Come volevasi dimostrare, ha diluviato mentre prendevo Giuliana. Fagli vedere che sei carina, amore. Mettilo, mettilo. Oggi hanno piantato un alberello. Sì, guarda che carino questo. Sia loro che Gabriele. Quando ho preso Gabri non pioveva più, ma con Giuliana mi sono bagnata tutta, ragazza. Sono andata a togliere jeans, calze e tutto. Proprio perfino le calze. Ho lavato le manine. Bravo, sì, si lavano le mani appena tornato dalla scuola. Raga, mi sono andata a mettere il pigiama perché mi sento bagnata anche la maglietta. Allora, vedi se rimangono. E corro sempre. Il video dei pazzi, questo. Che misura è? Allora, il 35 non c'era. Sono 36-37, ma no, vestono piccole perché le ho guardate io. Aspetta, al limite se le cambiamo, mi ha detto quel signore. Dammi il piede. Io già le ho viste che sono piccole. Ma infila. A posto, com'è? Comoda? Oh, no, dai, vai l'altra. Quelle di tua sorella gliel'ho ordinate da Shein, poi gli arrivo. Ah, mio figlio dalla scuola mi ha portato un regalino. Questo è il secondo che mi porta, ve lo faccio vedere. Allora, questo me l'ha portato ieri. Sì, Sì, vero. ha una coccinella. Loro li chiamano squishy, li fanno con la colla, all'interno ci mettono della carta in modo che fa rumore. E questo grande me l'ha portato oggi e c'è anche una faccina, è sempre una coccinella. Io ho detto, amore, adesso me li metto nel... No, È questa è la mia. un'anguria, non una Sì. coccinella. Ah, giusto, so. Niente, raga. Va bene, amore, coccinella sono. Angurie, ok, ce la possiamo fare delle angurie. Ho detto amore, me le metto nel portafogli, così penso a, no, penso a te perché a lui ci penso sempre. Vi ho detto questo, a te io ci penso Sì, sempre. forse farò un altro domani. E questo che ne fa un altro, io che ti ho detto, a te ci penso sempre perché l'ho detto, pensi a me, no, a te ci penso sempre, amore mio. Questi servono a ricordarmi che tu mi vuoi bene, ok? Ti amo. Che romantico, vero. Mi sto calmando, ragazzi. Adesso ho messo la pentola e quindi fra un pochino mangiamo. E poi, se Dio vuole, mi rassereno un attimo perché oggi veramente non c'è nulla da fare. No, dovrebbe andare a box. Ma siccome sta poco bene, nel senso che Non so è stato 2 giorni a casa con la perché febbre, ho avuto la febbre, sì. poi è rientrato perché avevano verifica doveva rientrare. Stava bene per me, ma invece dice che è ancora muco. Quindi io eviterei più tardi di andare a box, andare a sudare, poi esce, c'è vento, c'è freddo. Almeno terminiamo la settimana di scuola, perché quella. Ognuno dice che la scuola è più importante, quindi la scuola, lo sport è importante, quindi lo sport, il catechismo è importante, quindi il catechismo. Insomma, ogni cosa è importante, non sappiamo a cosa dare la priorità, quindi la scuola, va bene.
e terminiamo magari questa settimana di scuola, ok? Okay. Sei confuso a guardarmi tu. Infatti. Che mamma pazza, amore mio. Stai tranquilla, amore, stai tranquilla. Quella è morta lì, vabbè, statti là, non ti muovere, ti chiamo io per mangiare. Sono in cameretta, un momento di relax, mentre faccio la pasta. Che comunque Elettra, cioè neanche posso aprire la porta, ti metti dietro la porta, una persona non può aprire manco la porta. Che stavo dicendo? Che mi rilasso un attimo il tempo che faccio qua la pasta. Questi squisci però li metto qua, poi li metto nel portafogli. Ele, vieni, devi andare a fare pipì, sta piovendo Elettra, ti bagni tutta. E in questo momento lei ci deve andare, guardatela. Quando lei si mette là, ecco, un colpo di naso vi è arrivato e mi ha impostato la modalità zoom, mi è spuntata la scritta qua. Guardatela, quando lei si mette così è perché mi dice che deve andare a fare i suoi bisogni. Ma in questo momento sta piovendo. Va bene, ragazzi, mi rilasso un attimino. Poi ci risentiamo dopo. Quello che volevo dire poco fa, con un attimo di più calma, perché mi sono resa conto che sembravo una pazza, ma è quello che c'è con mi sento, che è tutto il sistema che ci fa impazzire, perché io ho capito questo, proprio tutto il sistema, sistema scuola, sistema catechismo, sistema tutto il mondo, che c'è, guardate come escono dalla scuola, c'è ad esempio lei, guardate che lacrimoni, già esce stanca, quindi comunque deve andare a riposare a sonno, e quindi comunque si lagna, eccetera, eccetera. Fagli vedere il palloncino. Comunque abbiamo una vita, ognuno di noi ha una vita, io però ne ho una abbastanza movimentata. Sì, amore, questo è fatto l'alberello. Io non sono fare vedere. L'hai fatto vedere, amore mio, tieni. Ognuno di noi ha una vita, ognuno di noi come famiglia ha degli impegni, come persone, in più si aggiungono i compiti, le altre attività dove comunque vogliono che sei presente, come esempio il catechismo, hai scelto di fargli fare la comunione, quindi devi essere sempre presente, e non si può essere sempre presenti perché capitano certe giornate dove veramente, ad esempio il mercoledì, io non so se fargli fare i compiti, se mandarla al catechismo, dove mi devo sbattere la testa. Comunque, è tutto il sistema, ma siamo tutti nella stessa barca. Io mi rendo conto che siamo tutte le mamme di bambini piccoli nella stessa barca, e mi dicono poi andando alle medie, andando alle superiori è pure peggio. Certo, non li segui magari più come prima, i pensieri sono diversi, sono altri, perché escono, eccetera, eccetera, col formaggino, amore. Però comunque la situazione, diciamo che è sempre quella, è stressante, quindi io mi rendo conto che è questo praticamente, è tutto il sistema che almeno a me mi sta ammazzando completamente, tutto il sistema ospedaliero, anche per mia mamma, questo intervento che non arriva mai, la scuola, è tutto un insieme veramente. Siamo a novembre e tra le altre cose siamo a giovedì, e io già da ieri che era mercoledì già mi sentivo come sarà il fine settimana, stressatissima. E appunto siamo a novembre, io mi sento come se fossimo a maggio e sta terminando la scuola, e quindi sono tipo piena che non ce la faccio più, che non vedo l'ora che finisce, ma siamo solamente a novembre. Non so più che dire, questa è la situazione, la dobbiamo affrontare, come possiamo alleggerirci ci alleggeriamo, con le unghie e con i denti, che sono così, tipo ad esempio oggi prendo la scusa che non è una scusa. Colgo l'occasione che lui sta male per riposare sia io che lui, che per riposare fra virgolette, perché ha comunque i compiti. È questo, ragazza, ma penso che siamo tutte nella stessa barca, perché da quello che vedo su TikTok, parlando con le altre mamme, siamo tutte esaurite. Chi sbaglia lo zaino, non so se mi stai guardando, non faccio il tuo nome, ma ti mando un bacio, una mia amica che al catechismo ha dato lo zaino della box invece dello zaino del catechismo, questo dimostra che siamo esaurite completamente. Chi sbaglia le materie nello zaino, chi a momenti dimentichiamo i bambini a scuola, no, quello no, quello no, però dimentichiamo tutto, ci stanno stressando troppo, si conduce nel 2024 una vita troppo frenetica e non sai come dargli un freno, e questa è la cosa brutta, non sai come dargli un freno. Veramente, ci sentiamo sopraffatti e non capiamo come dobbiamo reagire, come dobbiamo alleggerire questa vita così pesante, così frenetica. Nel frattempo questa qua fa come una pazza, ma lei è piccola, quindi ha le sue ragioni. È felice della vita, lei è cucciola.
Vorrei tornare cucciola anch'io per essere felice della vita. Va bene, ragazze, vado a scendere la pasta. Detto questo, ragazze, ne abbiamo mangiato. Mia figlia è in bagno. Adesso mettiamo il pigiamino. Qua abbiamo messo il pigiamino, quello di Stitch. Adesso mettiamo il sotto. E ora noi, ragazze, ce ne andiamo a letto. No. Almeno per oggi. Ma tu mi devi lanciare. Devi contare fino a 10. No, ora ti lancio. Vuole essere lanciata nel letto, tipo catapulta. Per questa giornata spero di riposarmi, spero che non suoni nessuno, mamma mia. È una giornata pazza ormai. Una giornata pazza, l'ha capito pure mia figlia. Morale della favola di questo video, ragazze, ed è quello che cercherò di fare io, dove arrivo metto un punto, perché veramente non ci si arriva a fare tutto. Quindi, se avete bisogno di fermarvi, fermatevi, perché veramente altrimenti diventiamo pazze. Parla. Se voi vi dovete lavare le mani, lavatevi le mani. E se volete dormire, dormite. Ma non fate rimanere mai germi e nemmeno le denti. E lavate sempre le mani. Ciao ciao! Ok, consigli ve li ho dati. Io vi mando un grosso bacio, ragazze. E ci vediamo al prossimo video. Fatevi sentire nei commenti.